Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel canale. Sono mezza struccata perché porto solo un po' di correttore e blush, non sono neanche truccata sulle labbra, ma perché oggi non vi parlerò del trucco, ma finalmente faccio il video dei miei regali di compleanno che vi ho anticipato nell'ultimo o penultimo video, ve lo lascio linkato qua. E in realtà il mio compleanno è stato il 18 maggio, oggi siamo addirittura il 2 giugno, quindi sono passate circa 2 settimane, però non ho avuto tempo di registrare queste ultime 2 settimane e quindi eccomi qua, meglio tardi che mai. Come vi anticipavo in quel video, non sarà uno di quei video che vedete in giro su YouTube con 100.000 regali super lussuosi di marche famosissime, pregiatissime. Sarà una cosa molto più umile e semplice perché queste sono le mie possibilità, ma nonostante questo i regali mi sono piaciuti tutti tantissimo, li ho apprezzati veramente tanto e comunque secondo me sono meglio poche cose ma buone che veramente mi piacciono e che so che userò. Comincio da un autoregalo perché in pratica tra questi pochissimi regali uno di loro è un regalo che mi sono fatta da sola, ovvero un paio di scarpe molto particolari che potrebbero non piacere a tutti e sono queste qua. Vedete, sono di questo tessuto vinilico, comunque lucido, nero, e in pratica è un camperos. Come sapete quest'anno sono ritornati tantissimo di moda i camperos, soprattutto di questa forma. In pratica li vedo ovunque, in giro, nei negozi, ma anche sui social. Li ho visti su una pagina di Instagram che si chiama Le Garage, hanno anche ovviamente un loro sito internet dove vendono vestiti, abbigliamento, ma anche appunto scarpe. E inizialmente sempre da loro avevo visto lo stesso modello ma con un'altra stampa tra virgolette, ora non mi viene il termine, comunque sia non erano nero lucidi ma erano tipo pitonati o comunque erano diversi, magari vi metto un'immagine, erano sempre neri ma non appunto lucidi, solo che non ho voluto prendere il 40 dato che il 41 era finito pensando che mi stessero piccoli. Poi è uscito questo modello, c'era solo il 40 e il 41 proprio non era considerato come numero e li ho voluti prendere e mi vanno benissimo, quindi sicuramente mi sarebbero andati bene anche il modello che avevo visto prima, infatti mi sono un po' pentita, però anche questo qui mi piace molto. In realtà è abbastanza aggressivo sia come modello sia appunto per il colore, però mi piace tantissimo e comunque per occasioni più particolari, per una serata e sicuramente non per andare a fare una passeggiata o andare a fare spesa, sono carini, sicuramente li utilizzerò. Mi piace anche il tacco che non è troppo alto, è largo quindi è abbastanza comodo e devo dirvi che nonostante a punta non mi danno fastidio, restano comunque abbastanza comodi e si portano molto bene. Anche la spedizione devo dire che è stata molto veloce, è un sito che mi piace molto, infatti penso che continuerò ad acquistarci. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo stivaletto, so che potrebbe non piacere a tutti però secondo me appunto per occasioni un po' diverse, per la sera eccetera eccetera, è un'opzione un po' diversa, un po' più particolare delle classiche scarpe o dei classici tacchi. Poi ovviamente vanno abbinati con il giusto outfit e vi metterò anche qua sopra il prezzo, mi sembra che li ho pagati 45 euro. Poi passiamo al secondo regalo che mi è stato fatto dalle mie migliori amiche, ovvero questa borsetta bellissima, perché loro sanno che io ho una fissa particolare per le borse. La marca è l'Atelier du Sac, molto carina, piccolina, però in generale a me piacciono più le borse piccole, infatti il 90% delle mie borse sono piccole e avrei bisogno in effetti di qualche borsa più grande. Comunque sia è bellissima, in pratica come vedete è bianca e nera e nella parte bianca abbiamo tutti questi fiorellini di diversi colori che ci fanno finalmente pensare un po' all'estate, alla primavera, o almeno a me fa questo effetto. Poi abbiamo lo stemma dorato come anche tutta la catenella, che è abbastanza lunga quindi comoda, è removibile, si può levare se volete e potete tenerla direttamente dal suo manico. Ha anche questo dettaglio che se vi piace potete lasciarlo oppure si può anche questo comodamente levare. L'apertura è automatica, vedete c'è la calamita, e dentro molto semplice abbiamo anche una taschina, vedete, è di questo colore beige molto bello, molto carino, con disegnati tutti i loghi della marca, e abbiamo appunto anche questa taschina che essendo abbastanza stretta è comoda perché almeno le cose che mettete non vi sfuggono dato che non ha nessuna chiusura, però appunto essendo stretta rimangono bene incrastate. Ovviamente il prezzo non lo so perché è stato un regalo, non dovrebbe essere super costosa ma neanche super economica, ve la faccio magari vedere da più vicino. Passiamo
al terzo e anche ultimo regalo che mi è stato fatto, ovvero questo orologio della marca Garmin, quindi una delle marche più famose, molto buona. In pratica questo è stato un mio desiderio, perché volevo un orologio per misurare le pulsazioni del cuore, le calorie, perché più che altro mi interessa a livello sportivo. Quindi non volevo proprio uno smartwatch, nel senso che non mi interessava avere le notifiche, WhatsApp eccetera eccetera, volevo solo tutti i parametri sportivi, quindi battito cardiaco, calorie, stress, misura anche appunto il livello di stress, il livello di sonno, ha tantissime altre caratteristiche precise se appunto vi interessa proprio qualcosa a livello sportivo, perché in base all'attività che fate potete selezionarla, c'è la camminata, la corsa, le attività cardiache un pochino più in generale, ma anche quando vi allenate con i pesi, oppure se fate tipo corsi come funzionale. Inoltre è anche resistente all'acqua, quindi si può utilizzare anche se fate nuoto. Quindi secondo me, se avete un obiettivo più caldo sportivo per misurare le vostre prestazioni, è molto preciso, molto buono. Ovviamente per funzionare deve essere collegato al vostro telefono, nel quale dovete scaricare l'app. Infatti il regalo dei miei genitori, che arriverà penso questo mese, sarà il telefono nuovo, perché per ora l'applicazione l'ho dovuta scaricare sul telefono di mio padre, dato che il mio è troppo vecchio e la memoria è in continuazione piena anche se elimino tutto. Quindi quello sarà il quarto e veramente ultimo regalo per il mio compleanno, anno, che però sarà un pochino più in ritardo. Ci sono diversi colori, questo è veramente carino, in più proprio l'estetica, la forma secondo me è molto femminile. Di solito questi orologi sono tutti neri, comunque abbastanza neutri, questo era il più bello tra tutti quelli che ho visto. Inoltre appunto secondo me è anche il più buono come qualità. E diciamo che ora io vi ho detto le caratteristiche in modo molto generale e frettoloso, ha tante più caratteristiche precise. Ultimamente lo sto testando, perché non è da tanto che ho cominciato ad utilizzarlo, e con lui posso veramente essere precisa quando mi alleno, per sapere tutte le cose che voglio sapere sulla risposta del mio fisico a quel determinato allenamento. In più vi avverte quando siete magari troppo stressate, oppure siete troppo stanchi, quindi avete troppa poca energia, perché vi dice anche il livello di energia e quindi di stanchezza che avete. Vi avverte perché vibra, quindi magari vibra se vede che oggi avete camminato troppo poco, se avete bevuto troppo poco, se avete dormito troppo poco. Misura anche il livello di ossigeno nel sangue, quindi quello è importante per capire se una determinata attività è adatta al vostro corpo oppure è esagerata. Questa cosa in realtà ancora la devo studiare un po' meglio. Ovviamente dipende anche voi se siete interessati a questo. Io sono particolarmente appassionata al mondo dello sport, del fitness, dell'alimentazione eccetera, infatti è anche quello che studio all'università, e per questo mi interessava avere una cosa del genere. Se ovviamente voi non siete interessati, non avete assolutamente nessun bisogno. Si può benissimo fare sport senza avere questo orologio, dipende sempre dai vostri interessi. Però se volete una cosa del genere, io ve lo consiglio. E quindi questi sono tutti i miei regali. Sono solo tre, arriverà il quarto, ovvero il telefono. Però io mi accontento assolutamente, mi piacciono tutti tantissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E soprattutto fatemi sapere se vi ho fatto compagnia a questo video, perché come penso si capisce bene non ha nessuno scopo. È solo per fare un video un pochino più informale, parlando di cose abbastanza frivole. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per aver visto il video. Grazie se avete lasciato un like. Alla prossima, ciao!